La nuova gestione dell'ASL di Salerno fa notizia. Il commissario straordinario della struttura sanitaria di Via Nizza, Maurizio Bortoletti, viene posto, ad esempio, soprattutto dai media nazionali, in particolare Rai 1, di come risanare la sanità in Italia e nello specifico quella in Campania, che negli ultimi anni ha accumulato debiti galattici. Nonostante le critiche mosse dai sindacati, in particolare dalla CGIL salernitana, Bortoletti è andato avanti per la sua strada, puntando sulla razionalizzazione della spesa e non guardando in faccia a nessuno. I frutti del suo lavoro, carte alla mano, stanno cominciando a vedersi e novità imminenti vengono annunciate da Bortoletti in merito all'inaugurazione della parte nuova dell'ospedale di Scafati e del polo oncologico del Tortora di Pagani. Per Bortoletti giugno sarà l'ora X, il mese X. In quella data e per quel mese dovrebbero infatti esserci i due tagli del nastro. E sul lavoro che sta svolgendo Bortoletti ha preso la parola anche il presidente della quinta commissione regionale della sanità, Michele Schiano di Visconti. Il nuovo commissario che è da qualche tempo qui a Salerno, Bortoletti, per la regione sta svolgendo il lavoro giusto, per i media nazionali pare di sì, visto che i conti stanno cominciando a tornare. Io ritengo che per quanto riguarda la sanità, come diceva pure poc'anzi il presidente Cirielli, i soldi ci sono, probabilmente negli anni sono stati utilizzati male, non sono stati allocati nei punti giusti, oggi bisogna razionalizzare, non bisogna mai parlare di tagli ma razionalizzazione della spesa. Se si interviene in questo modo si fa sicuramente una giusta sanità, si danno le giuste risposte e si incomincia a garantire la salute dei nostri cittadini.